salve, ma salve a voi questo Electric. E oggi torniamo a recuperare una vecchia serie che parecchio che non faccio, che è Un Disegno Un Minuto. Vi piacciono le sigle del Peo? Sì, lo so. Comunque, occhiali del potere on. Ho chiesto a voi, se dovessi fare un video Un Disegno Un Minuto su quell'argomento tema, potrei farlo secondo voi? Santiago Cipriani ha proposto gli eroi Marvel, visto il mese denso di film e la tua serie, e ha beccato 129 mi piace. Colgo l'occasione per dire e per ringraziare soprattutto voi che siete così estremamente partecipi nella community del canale. Possiamo andare a vedere nelle votazioni in generale, in cui votate anche in 8.000, in 7.000. Tutta questa partecipazione a me crea un senso di community, appunto, non soltanto di gente che mi guarda dietro uno schermo così tanto per, ma che si diverte qui, si diverte, cambia opinioni, sempre un sacco di wow, cascata la penna, sempre un sacco di commenti, stavo dicendo, e sto cercando di rispondere sempre più possibile a tutti quelli che riesco. A volte ce la faccio di più, a volte di meno, ma ci provo sempre e continuerò così. Grazie ancora, grazie Santiago Cipriani. Anche questa cosa mi piace. Santiago ha preso 129 mi piace proponendo qualcosa di originale, mi ha portato quindi il suo commento in cima alla lista, facendomi capire, ehi, in tanti vogliono questa roba, quindi facciamola. Apriamo quindi Photoshop, che è un programmino che serve per fare c***ate, pensate un po', le mie. Imposto quindi il timer a un minuto, si vede? Un minuto, un solo minuto, perché è quello il tempo che abbiamo a disposizione per fare un disegno. Andremo quindi a vedere, o almeno penso che sia corretto, andare a cercare personaggi che hanno partecipato a Infinity War, e partirò secondo un mio gusto personale, quindi primo andiamo su Rocket Raccoon. Trovata l'immagine, ma butto qua l'immagine del Rocket, ma butto. Ok, uff. Ci siamo, signori, ci siamo. Siamo carichi. Iniziamo subito con Rocket. Tra 3, 2, 1, vai. Allora, Rocket Raccoon è un procione, quindi diciamo la testa, il naso a procione. Lui ha sempre un ghigno spavaldo, gnigni, proprio gnigni. Che brutto occhio, madonnina. C'ho solo un minuto e già sto indietrissimo. Cristoforo. Sembra un gatto, questo non è un procione, è un gatto. No, malissimo. Tuta e braccio peloso, lo sto facendo proprio come nella posa, malissimo. Mancano 23 secondi, mio Dio che braccio strano, pessimo, un minuto è troppo poco, madre mi hanno dato solo un minuto, non ce la posso fare, non in un minuto solo. Facciamo una sorta di fucile micidiale con tanti cazzi qui, perché gli piacciono i cazzi, appunto, e starò bippando a manetta questo video perché ho detto troppe volte cazzi. È finito, facciamo giusto una zampetta così e la coda, proprio perché sì. Yes! Beh, poteva venire senz'altro meglio. Un minuto è un po' poco, in effetti. Rocket Raccoon. Il prossimo, quindi, sempre per rimanere in tema Guardiani della Galassia, sempre tra i miei preferiti, andiamo a fare Groot. Oh, si è appena iscritto Voyrus. Voyrus, benvenuto. Sì, c'ho ancora gli alert accesi per qualche strano motivo. Essendo Groot un alberello, mi aspetto, spero almeno, un risultato migliore di quello di Rocket. Ma non possiamo saperlo finché non lo faccio, giusto? Partenza tra 3, 2, 1, via! Quindi, iniziamo subito dalla testa, che è molto... non lo so com'è. Non male per ora, però sto già sprecando un sacco di tempo, vero? Ovviamente. 30 secondi! Mamma mia, ci metto troppo tempo a fare ste cose! Un po' di ramoscelli qui, zic zic... wow, no, troppo tempo, signori, 20 secondi, madre, 20 secondi, sono troppo pochi, madre mia, aiutami tu, per favore. Ma questo sta venendo decentemente, non sicuramente il più figo, il migliore del mondo, ma ok, no, non male. È finito, ramoscello, tatam, stop, spegniti. Ok, mi becco sempre 5 secondi bonus, non ve la prendete per questo. Secondo me non è un risultato pessimo, come dire. Groot. Io sono Groot. Tua madre è un Groot. Il prossimo andiamo sempre a cercare tra i miei preferiti. O più che tra i miei preferiti, mi sembra il caso di fare Spider-Man. Però Spider-Man con la tuta sua classica o con Iron Spider di Infinity War, che è già diversa da quella del fumetto, l'Iron Spider. Il periodo in cui Spider-Man ha indossato la tuta di Iron Spider nel fumetto era durante il segmento di Civil War, nel fumetto appunto, non durante Infinity War. Madonnina santissima, non ce la farò mai. Soprattutto a farlo a corpo intero. Come faccio a farlo a corpo intero? Impossibile, un minuto. Verrà un macello, ma iniziamo tra 3, 2, 1, via.
Quindi andiamo prima di tutto di testolina, ta ta ta. E che posa sto facendo non è quella del coso, dell'immagine di riferimento, ma va bene, ce la teniamo. Oddio, 28 secondi, madre, io non ho fatto niente ancora. Ok, io inizierei a mettere qualche dettaglio, perché sennò qui finiamo dopodomani. Mamma mia, no, so troppo tempo per i dettagli. 10 secondi, ma quando mai 10 secondi sono troppo pochi per fare un po' di cazzi qui, minchia. Ed è finito il tempo e abbiamo fatto quello che sono riuscito a fare e basta. Bella, e qui c'è la ragnatela proprio che vola, che dondola casomai, che vabbè, non proprio dettagliatissimo. Se avessi schiacciato un po' di più per definire il contorno in questo modo, e qui sto un po' barando, ma sti cavoli, sarebbe stato meglio, se si capivano meglio le forme. Ok Jack, qui c'ha il paccone proprio, perché Spider-Man c'ha UPAC. Lo andiamo a posizionare vicino a Groot. Ma adesso chi andiamo a fare noi altri? Adesso torno a scegliere tra i miei preferiti e andiamo a fare Doctor Strange. Benedict Cumberbatch. Che uomo, signori. Se non siete come lui, non siete veri uomini, pensa. Iniziamo tra 3, 2, 1, via. E quindi lui è un uomo normale, ok, che già sto sbagliando tutto, ma va bene. Ha le orecchie, perché come uomo normale ce l'ha. Ciuffetto, yes, ci siamo. Capello all'indietro qui. Attaccatura normale. Occhio. C'ho un occhio, pensate. Nasetto. Pizzetto. Sorrisetto. Il mitico mantello, signori. Dalla volontà incrollabile. E qui che cosa facciamo? Facciamo un po' una posa per le mani alquanto particolare. Mamma mia, che brutte mani con i cerchi magici. Con 3G, grazie. 3 secondi, ma non ho fatto niente! E un mantello così bello. Basta, il coso del tempo e sto cerco. Diciamo che va bene, ti vieni. E va bene, signori, va bene, ho sfruttato anche questa volta un po' troppo tempo bonus. Lo mettiamo qua. Mamma mia, c'ha le gambe cortissime. Doctor Strange. Andiamo con Thor di Infinity War, di cui ho trovato solo un action figure. Figure, signor Thor, attore Chris Hemsworth. Come cacchio si pronuncia? Australiano lui. Iniziamo tra 3, 2, 1, via. Anche se poi... No, non posso spoilerare. No, non dico niente. Perché io che ne so che la gente non l'ha visto, no, non lo posso sapere. Capello ormai corto, con le righe qua, benda. Perché nel film precedente sono successe cose incredibili. Mamma mia, che naso assurdo gigante che io ho messo, non va bene. Però ormai ce lo teniamo perché non ho tanto tempo. Non assomiglia per niente a Thor. Sembra un altro deficiente, ma va bene. E oddio, 17 secondi, un cerchio, un altro cerchio, pettorale e un braccio, mio Dio, questo braccio, un altro braccio, signori. Ma come hai fatto a finire tempo? Ma non è possibile, adesso mi prendo il tempo per fare le gambe, almeno, grazie. Il mantello, non me ne frega che è finito il tempo, ma almeno il nuovo martello qui, che non mi ricordo come si chiama, lascia, la faccio e faccio. Mi sono preso 15 secondi di bonus. Ma è impossibile fare gli eroi Marvel a busto intero in un minuto, non è come fare gli animali pucciosi o altre robe del genere. Guarda quanto è brutto, quanto so brutto. Thor, sempre siccome proprio recentemente è uscito il suo film, il suo stand alone, andiamo a fare Black Panther, che questo non dovrebbe essere complicato, cioè è un corpo normale, nero, gatto, bella. 3, 2, 1, via. Quindi, che cosa fai Photoshop e mi vieni contro? Come osi? È una sorta di Batman senza mantello. Ehi, che dici tu, eh? Cosa mi racconti? Sono Black Panther, amico di tutto e di tutti. Pensate. Petto, spalle, bicipite, guantoni epici de non so cosa, mani, deltoide. 18 secondi, non ce la farò mai. Ma ti prego, dai. Non riesco a essere più veloce di così, giuro. Ce lo sto facendo il più sintetico possibile. Le gambe, che non c'entra, attenzione. Polpaccio, gambe, è finito il tempo di nuovo. Io non ho finito perché sono un pirla. Zitto, ce lo teniamo così, non mi interessa. Oh, Black Panther, ci abbiamo lo spazio per due esseri in più. Penso che sia obbligatorio fare Iron Man e Thanos. Per quanto vorrei fare Star-Lord, per quanto forse dovrei fare anche Capitan America, non lo so. Però non posso stare qui una vita. In caso, se vi è piaciuto, continueremo e ne faremo altri. Andiamo a buttare qui un bel Thanos, molto sexy, il signorino. Colui che schiocca le dita e fa i macelli. E iniziamo tra 3, 2, 1, vai. Allora, Thanos.
Thanos, che ovviamente è pelato, ma soprattutto ha un mento che una mascella, che cioè, guarda qua, che bocca proprio, un nasino, occhietto, lo faccio simpatico questo, è un Thanos simpatico, voi non l'avete mai visto sotto queste vesti, che poi se non sbaglio l'hanno messo anche su Fortnite, la battaglia tipo con Thanos, che però è un po' pessima da quello che ho visto, quindi ci vuole l'Infinity Gauntlet fatto male, perché tanto non c'è tempo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, questo è il mio Infinity Gauntlet, è la mia versione, molto più figa dell'originale come potete vedere, perché ha le dita mosce. È finito il tempo, ma quando? Ma perché? Oh, facciamo velocemente le gambe. Quanto tempo sto rubando? Troppo, vero? Finito? Dai, zitto. Che poi questo rumore il microfono lo starà beccando da paura, e magari a voi vi sta martellando in testa, e mi fa piacere. Quindi il signor Thanos qui entra bello grande. Thanos. E come ultimo io direi di andare a fare il mio caro amico Iron Man, con un'armatura sempre più fica, aerodinamica, nanotecnologica e sto ceppo. Noi qui lo faremo, ci proveremo. Troppi dettagli, troppe cose, andrò fuori di testa. Un minuto, andiamo a vedere. 3, 2, 1, vai. Quindi io inizierei semplicemente da una testa. Adesso mi concentro prima sul corpo, perché sennò qui ci sto una vita. Tanto è sempre meno meccanico, sempre più umanoide come armatura, quindi mi concentro su questa cosa. Cioè devo essere sinteticissimo, letteralmente. Ho finito lo spazio, Cristo. Non farò mai in tempo. Almeno la faccia la devo fare per bene. Ok, il buco qua, triangolo stavolta. Non è proprio un triangolo, ma ce lo teniamo così. E adesso un po' di tempo per la faccia. Un po' di tempo, per favore. Perché? Perché questo episodio sono stato così pessimo da non fare mai nulla in tempo, me lo spiegate? Perché, madre? Sì, signori, questa è la mia versione di Iron Man, che letteralmente chiede pietà per essere rottamato. Questa non è un'esistenza degna. Si è appena iscritta H. Ciao H, benvenuta o benvenuto, non lo so. Bene, signori, finisce così questo epico e fallimentare tentativo di fare i supereroi Marvel dell'ultimo film Infinity War in un minuto l'uno. Abbiamo capito che per quanto io possa impegnarmi, velocizzarmi, cercare di essere sintetico, non sono in grado di rientrare nel minuto preciso, per almeno neanche per fare un corpo umano generico, pensa te, per fare gli Avengers in generale o personaggi della Marvel. Comunque sia, pur essendo così estremamente sintetici, si capiscono tutti, e secondo me quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Se questo video, questi disegni pessimi vi sono piaciuti, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, se no lasciate comunque un mi piace, per pena, per pietà. Se vuoi supportare me e questo canale, puoi acquistare una maglietta con questo logo? Con questo logo di impatto fichissimo e sintetico, che piace soprattutto alle nonne. Link in descrizione. Ma per me la cosa più importante è che almeno proprio per favore, non ti scordi che questo era Electric. Konnichiwa, arigato, konnichiwa.